Tra le altre cose, io ho qualche dubbio con il 33%. Tu hai detto, è vero, con 0,5 si va a denunce per il ribasso, ma ci sta pure l'eccesso. E io con il 33% avrei mandato questa capa all'osservatorio per la legalità. Gliel'avrei mandato col 33% su 102.000 euro, io gliel'avrei mandato per essere maggiormente. Ma quanto sotto delle percentuali di ribasso? Ma non so, ci sono 44, 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 si informa che prima dello sfondamento della gara del 28-8-2008 il servizio veniva reso dalla cooperativa Loas, sì, ma è normale, perché con un costo annuale di 80.000 euro oltre IVA. La società Attima Service è risultata aggiudicataria con un ribasso del 30-18% sull'importo a base d'anno e quindi con un corrispettivo anno di 60.116 euro. Va bene? Questo è il... Per un risparmio di 20.000 euro. Ma è evidente che io sottoscrivo con te un'esigenza che loro ci devono rendere con questo ribasso il servizio che se ne è per il quale hanno offerto. E che noi saremo molto vigili nell'andare a verificare che questa assunzione di impegno pubblico e la partecipazione a una gara d'appalto venga onorata da un servizio adeguato. Se questo comporta un risparmio di 20.000 euro l'anno per il municipio di Succiva, le modalità e vagi, il comune di Succiva da guardare soprattutto agli interessi della collettività che sono quelli di risparmio eccetera eccetera, fermo restando che le proporzioni di carattere umano il compagno che è andato le riconosce e le ha esercitate fino a quando la legge ci consentiva di esercitare, perché poi non ci capite che stare carcerato per mezzo di chi poi spiegatamente che sta accusato, come che io dovevo fare il reato di turbativa d'asta, perché arrivato a un certo punto che si era messo in giro per questo. Ah, perché poi è arrivato a un certo punto, ma non è una giusta provocatoria, noi dobbiamo anche interrogarci su com'è che è arrivato a un certo punto, se Cristo lo esplicano effettivamente il lavoro per come si sono impegnati, e questa è una domanda della uomo, non si è intervigliato la stessa, come no? E che se no? E allora andiamo a vedere, per quanto riguarda questo ti prometto che saremo attenti e vigili per l'esplicazione. Sì, devo essere vicino in questo. Non ti lascerò subito. Fa molto piacere. Non ti lascerò subito. Però da gente le sacche... Però io devo dire una... Questo è un atto fatto nel 2002, quindi potrei anche dire non ero responsabile di questo, perché io nel 2002 stavo all'opposizione. Già riducevo il costo. Se lo ricorda, il buon Salvatore Perrotto se lo può ricordare, che noi riducemmo di circa 20.000, noi opposizione, riducemmo il costo iniziale di circa 20.000 euro, riducemmo. Ma che se non, io sono responsabile di tutti gli altri che si sono fatti, sia quelli che ci hanno votato contro e quelli che ci hanno votato a favore. Però sindaco, io non... C'è la continuità amministrativa. C'è la continuità amministrativa. Io sono responsabile di tante cose che non su fatto. Questo ho fatto all'assessore e c'è stata la prova. Però ci sono agli atti lettere, già da quando noi ci insediamo di predisporre il bando, tu lo sai, di predisporre il bando perché scadeva la proroga del cimitero. La mia coscienza è libera, e le mie mani sono libere del sangue di innocente, e quindi posso guardare in faccia. Perché io cimitero già ci andavo poco, oggi evito proprio. Io invece ci andrò per trovare l'accoglimento. A me non passano le terre di cose che ti cazzino per il meglio a tutti quanti. Poi i giorni festivi e super festivi garantito solo l'apertura del cimitero. Per come che il calendario di apertura e chiusura del cimitero non risulta variato. Pertanto i servizi al pubblico non subiranno variazioni.
E il servizio al pubblico adesso interrano pure i giorni festivi. Ecco, abbiamo per quanto riguarda questo periodo di vacanze, perché poi con me non vanno perché sanno che non possono parlare. Comunque si sono presentati, un po' così si sono abbiamo dato appuntamento al 15 ottobre alla ditta Superbrand, che ci mette in possesso di documentazione come insegnante, perché noi dobbiamo andare per gli, avanti per gli adempimenti di noi. Per tutto quanto concerne la ragazza da qui al 15 ottobre, le proroghe che alla cooperativa Loas per i mesi di luglio e agosto sono state disposte con la delibera di giunta comunale numero 58 del 36 2008 per rispondere al momento delle interrogazioni. E per il resto abbiamo raggiunto un accordo per la gestione di una base delicatissima che è quella del sotterramento. Le esumazioni, scusate, già sono troppo lunghe. E quindi fino al 15 di ottobre desidero ancora una volta rassicurare l'opinione pubblica e il Consiglio Comunale ovviamente prima di ogni altro, che esistono in questo momento dei contatti tra la ditta per la quale ovviamente ha fatto la proposta, ma mi risulta come atto dovuto manifestato dalla ditta. Non perché io sarete figli da Hitler, che me ne sarei guardato molto bene, quindi non voglio nessun merito speciale, si resta una cosa. Come semplice passaggio di cantiere, perché dice che loro hanno l'obbligo di interpellarli. Speriamo che la vicenda trovi un componimento da questo punto di vista, e come sempre accada in questi casi. Chi ha avuto e chi non ha dato, però come essere certi che dicendo che voto ci vuole giusto questo dobbiamo stare attenti a non legalizzare quello che tu hai detto precedentemente. Cosa legalizzare? Un termine di foga. Qual è legalizzare? Perché si dice anche quello di un lavoro a part time a questi tre. Quale quindi part time non sarebbe più il dispetto. Io non mi interessa loro perché non c'entro. Io vi sto dicendo, ma non c'è dicendo sempre in qualsiasi cosa riguarderà questi signori. Mi vedrà sempre. Io sto facendo l'interrogazione. L'interrogazione va attento da istituire. La politica non entra nella questione. Ma esibisce, lascio la istituzione. Io spero che tu non. Spero di essere stato esauriente nelle risposte. Questo è il chiaro che mi interessa. No, ci sta i giorni per sì e super per sì che è garantito solo l'apertura. Io questo perché troppo è garantito solo l'apertura. Quindi oggi i pubblici servizi non subiranno variazioni. E quindi anche per significa che è garantito tutto. L'importante e noi per garantire. Quindi questo si formalizzerà con una convenzione. Si formulerà con una convenzione con gli atti, dove saranno con gli atti necessari. Questa è stata pare che luglio ed agosto. Se c'è stata una proroga alla ditta uscita. Al 15 ottobre è stato prorogato l'accordo con l'ufficio. Ancora sì. E l'altro subentra il 15 avendo i requisiti e si mette in requisiti a male e questo non so scegliere. Sindaco, solo una correzione, sì. Non è stata una prova, non sarebbe stata concessa legittimamente, no. È stata solo una giusta retribuzione per un servizio aggiuntivo che comunque loro ti sono. Non ti avventurare in queste cose perché io non ho chiesto il sindaco può capire e non avventurarti su queste perché sennò ti dovrei rispondere e ti dovrei dire con la ditta noi avremmo risparmiato in questi due mesi 3.000 euro mentre adesso con questi qua stando alle stesse condizioni non ne risparmiamo e ovviamente poi bisogna scegliere una volta più a quale saldo votare. Allora, non rispondo io, visto che mi ha avuto un attimo, posso parlare, mi ha avuto.